Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Ho finito di leggere un libro pochissime sere fa, mi è piaciuto moltissimo e ho deciso appunto di parlarvene. Io già vi avevo accennato qualcosa di questo libro nel mio video dedicato alle novità editoriali. Non ricordo se di settembre o di ottobre, comunque ve lo lascio qui nelle schede. Il libro è questo, Il volo dei cuori sospesi di Elvia Grazzi. Devo dire che questo libro mi aveva colpito da subito appena ho letto la recensione e quindi ho deciso di comprarlo immediatamente e sono rimasta veramente contenta perché mi è piaciuto moltissimo. Questo è un libro che attraversa 50 anni di storia e noi nel corso di questi 50 anni di storia incontreremo alcuni personaggi. Ci sono ovviamente quelli principali e quelli secondari, ma ognuno di questi personaggi ha voce nella storia, perché comunque ad ognuno di loro viene dedicato un capitolo nel quale noi leggeremo quella che è la loro opinione, il loro pensiero, le loro emozioni in relazione ai diversi contesti che si trovano a vivere e soprattutto in relazione alle diverse persone che incontrano e con le quali instaurano delle relazioni più o meno forti. Quindi comunque ognuno dei personaggi ha voce nella storia e questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. I personaggi però principali, quelli attorno ai quali comunque la storia ruota, sono Ariele, Rebecca e Catena, ma andiamo con ordine. Ariele e Rebecca sono due gemelle, sono ebree, sono identiche nell'aspetto, ma completamente diverse nel carattere. Ariele è molto fragile, molto delicata, sembra quasi che osservi la vita dall'esterno senza riuscire a viverla in prima persona, però ha un dono, quello di fare dei sogni premonitori. Questi sogni premonitori lei assolutamente non riesce a fermarli, perché quando sogna una cosa poi puntualmente accade senza che lei riesca a mettervi mano. Invece Rebecca è completamente l'opposto della sorella, è molto trasgressiva, molto attiva, molto ribelle, prende la vita di petto. Le due bambine hanno una mamma, Giuditta, ma non hanno un papà perché è morto poco tempo prima. Noi nel primo periodo della storia le vedremo bambine perché stiamo parlando comunque del 43, tra il 43 e il 45, e Ariele e Rebecca hanno 12 anni. In quel periodo sappiamo benissimo che gli ebrei non hanno avuto affatto vita facile, anzi quello è stato il capitolo più nero della nostra storia e noi vedremo fin da subito le discriminazioni nei confronti degli ebrei. Però comunque Giuditta, la mamma delle due gemelle, riesce a farsi strada perché si approfitta un pochino della capacità della figlia di fare sogni premonitori e utilizza questa cosa per prendere spunto e crearsi, diciamo così, una professione. Quindi fa credere alle persone che si rivolgono a lei di riuscire a prevedere il futuro e di riuscire ad intervenire sugli eventi. Crea infatti delle formule magiche un po' inventate, degli intrugli di erbe che comunque le persone accettano e la pagano anche per questo. Quindi comunque riesce, diciamo, ad essere una persona abbastanza stimata. Questo finché gli ebrei non vengono catturati, ovviamente. Il fatto che Giuditta riesca ad aiutare molte persone è importante per la storia perché soprattutto riuscirà ad aiutarne una, Luisa. Luisa è una donna che ha perso la figlia e la figlia che ha perso incredibilmente assomiglia moltissimo alle figlie di Giuditta, quindi alle due gemelle. L'età è più o meno compatibile, quindi Luisa in qualche modo vede nelle gemelle un po' la sua figlia defunta. Lei soffre molto per la mancanza della figlia, la rivorrebbe tantissimo indietro e è anche in crisi col marito. Infatti si rivolge a Giuditta per avere delle previsioni, per avere delle pozioni magiche, insomma, per farsi aiutare. E Giuditta in qualche modo, un po' con qualche consiglio di buonsenso, un po' cercando di ascoltare quello che Luisa ha da dirle, cerca comunque di aiutarla e riesce a salvare il suo matrimonio. Di questo Luisa gliene sarà sempre molto grata. Nel momento in cui gli ebrei vengono catturati per essere portati al campo di concentramento, infatti Luisa interviene facendo a Giuditta una proposta.
lei, che comunque rivuole sua figlia indietro perché le manca moltissimo, le propone di darle una delle sue figlie. Le dice: io ho ancora i documenti di mia figlia che è morta e posso farla passare per mia figlia. Quindi una delle due sicuramente si salverà perché la porterò con me, non sarà più ebrea, ma farà parte della mia famiglia. All'inizio, a caldo, Giuditta sembra un po' che quasi si arrabbi, però poi, in una frazione di secondo, perché non ha tempo per starci a pensare troppo, valuta la situazione e capisce che forse è davvero l'unico modo per salvare almeno una delle due figlie. E sceglie Ariele, perché Ariele è quella più fragile, lei ritiene che non potrebbe mai farcela in quel contesto. Quindi Ariele si vede strappare via alla sua famiglia di origine e va con questi due sconosciuti, quindi all'inizio non capisce, però poi in qualche modo Luisa riesce a spiegarle e Ariele troverà una famiglia piena d'amore, quindi riuscirà ad accogliere comunque l'amore, ad accogliere la vita così come capita e ad essere anche grata per essersi salvata in qualche modo, pur sentendo sempre la mancanza della sorella. Però dall'altra parte abbiamo Rebecca, che invece è stata portata nel campo di concentramento con la mamma, non ha capito assolutamente perché la sorella non sia andata con loro e in qualche modo in questo campo di concentramento subisce comunque tutte quelle cose terribili che purtroppo hanno subito le persone che sono state portate lì in quel periodo storico, e questo viene descritto anche molto bene dall'autrice, quindi c'è una parte del libro che è piuttosto forte. Però in qualche modo la madre Giuditta aveva ragione, perché comunque in qualche modo poi lei riesce ad uscirne, riesce in qualche modo a salvarsi, ma purtroppo portandosi dietro un bagaglio di dolore veramente enorme, perché tutto questo dolore, tutta questa rabbia che lei prova le fa innalzare una corazza impenetrabile che la chiuderà completamente alla vita e alle relazioni. Lei in qualche modo comunque riesce anche a farsi strada in realtà nella vita, ma sempre con grande rabbia e con grande diffidenza. Questa corazza che innalza è comunque uno scudo difensivo per evitare di soffrire di nuovo, però è un personaggio che comunque non riuscirà a darsi una seconda possibilità. E quindi è un personaggio che in qualche modo mi ha anche un po' intenerita, perché io riuscivo a vedere proprio il dolore di questo personaggio. Quindi pur presentandosi come una persona rigida e insensibile, in realtà, se voi la guardate bene, la guardate a fondo, riuscirete anche a vedere il grande dolore che prova. Quindi riuscirete anche a provare tenerezza. Mi sembra quasi paradossale pensando a come viene descritto il personaggio, però è quello che ho provato io. Quindi, quello che succede nel corso della storia è che comunque gli ebrei vengono liberati e in qualche modo le sorelle si ricongiungono. Però accade una cosa particolare a Rebecca, che a un certo punto della storia rimane incinta, ma non ne vuole sapere di tenere sua figlia. Quindi quello che fa è darle un nome pesante, un nome che vada a simboleggiare quanto per lei è un legame non voluto, quanto sia una gabbia, una trappola, e la chiama Catena. Quindi con questo nome veramente difficile e pesante. Quindi se ne va e lascia Catena con Ariele. Da qui in avanti succederanno una serie di cose che adesso io non vi voglio svelare perché non voglio assolutamente togliervi il piacere di leggere il libro, non vi voglio dire tutto prima, altrimenti poi non lo leggete più, e invece è veramente bello leggerlo questo libro. Posso dirvi però che Catena assumerà comunque poi nella storia un ruolo molto importante, sarà un personaggio che diventerà poi un po' il personaggio principale, soprattutto nella seconda parte del libro. È un libro che mi ha veramente emozionato molto più volte durante la lettura, quindi io ve lo consiglio davvero perché è scritto molto bene, ognuno dei personaggi ha voce, quindi ha modo di raccontarsi, quindi voi vedrete diversi personaggi che descrivono magari la stessa situazione da punti di vista diversi e provando emozioni diverse. Quindi è veramente molto bello, riusciranno tutti i personaggi a coinvolgervi e per ognuno di questi personaggi riuscirete sicuramente a provare anche voi delle emozioni forti. Quindi è un libro veramente scritto bene che mi è piaciuto e mi ha coinvolta tantissimo. Quindi io vi consiglio di leggerlo. Se volete acquistarlo su Amazon, io vi lascio in info box il link, così almeno ci arrivate direttamente.
E mi voglio fermare qua proprio per non rischiare di svelarvi troppo, perché è un libro che davvero va letto e va assaporato in tutta la sua interezza. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.